ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi finalmente riesco a registrare il video degli acquisti fatti con i saldi. Avevo già registrato il primo round, che se ancora non avete visto vi lascio qui nelle schede, e oggi finalmente riesco a registrare, a mostrarvi tutte le cosine che ho preso nel secondo round. Ho fatto anche un acquisto online su ASOS e mi piacciono un sacco le cose che ho preso, non vedo l'ora di farvele vedere. Come sempre vi lascio qua sotto nell'info box tutti i link che portano ai vari capi se vi possono interessare, e direi subito di partire perché sono parecchie cose. Parto da H&M, dove ho preso soltanto due capi, ed H&M questo è il secondo giro, il secondo round, insomma ero già passata ancora la prima volta. Come l'altra volta non ho preso tantissime cose perché anche in questo giro ho preso soltanto due capi. Il primo è questo, è una magliettina gialla, è un colore che in estate mi piace molto utilizzare, ha maniche corte, veramente molto semplice, a costine. Ho preso la taglia S, c'erano anche di altri colori, e l'ho pagata 8 euro anziché 14,99. Questo genere di magliette mi piace abbinarle con degli shorts a vita alta in jeans con la maglietta infilata dentro i jeans. È molto carina, bella, aderente, se riesco vi faccio vedere comunque anche i capi indossati. E poi ho preso questo top nero, che tra l'altro è molto simile a quello che sto indossando oggi in questo video. Questo, mi alzo un pochettino così riesco a farvelo vedere meglio. Questo argentato con un po' di glitter, non so se si riescono a vedere nel video. Questa è una bella scollatura, adoro indossare in estate questo genere di magliettine, di top, crop top con una scollatura pronunciata sia sul davanti che sulla schiena. Adoro queste cose. E ho preso una cosa molto simile anche da H&M, l'ho presa nera, ma se non ricordo male c'era anche in altri colori, però negli altri colori era praticamente esaurita la mia taglia. Questo l'ho preso in taglia XS perché comunque, come potete notare, è abbastanza morbido, cade morbido, quindi preferisco sempre prendere la taglia più piccola che propongono. Questo l'ho pagato 7 euro, ma il prezzo di partenza era 14,99, quindi praticamente scontato al 50%. È molto simile a quello che sto indossando oggi, se non per il colore diverso, e mi piace molto, non vedo l'ora di indossarlo. Poi sono stata da Zenith, dove ho preso queste culotte che mi servono da abbinare con la gonna di H&M lunga, completamente trasparente, che vi ho mostrato nel primo video dedicato allo shopping con i saldi. Le ho trovate da Zenith, tra l'altro queste sono perfette perché non hanno neanche le cuciture e quindi non segnano niente. Queste le ho pagate 4,90 euro e sono veramente perfette da utilizzare con quel genere di gonna, perché ovviamente essendo trasparenti non bisogna indossare delle semplici mutande, ma abbinare delle mutande leggermente più coprenti. Poi sono stata da Bershka, dove ho preso due cosine in saldo e invece una cosa non era in saldo, ma questo mi capita puntualmente tutti gli anni di comprare qualcosina della nuova collezione, perché sempre, tutti gli anni quando ci sono i saldi casco sempre in questa trappola, ovvero nella collezione nuova, vengo sempre attirata dalla collezione nuova e qualche acquistino lo faccio sempre anche se ci sono i saldi. Comunque, la prima cosa che ho preso con i saldi è stato questo body rosa, mi piace tantissimo il colore, tutto con questa lavorazione in pizzo, davanti è coprente mentre invece dietro è trasparente, quindi si vede la schiena, questa cosa mi piace molto. Anche nella parte alta della schiena resta completamente scoperta perché gli spallini sono molto molto lunghi, arrivano praticamente fino a metà schiena. Ho preso la taglia M perché la taglia S la sentivo troppo troppo aderente, quindi ho preferito una taglia leggermente più morbida. Questo body era scontato del 50,02%, quindi anziché pagarlo 19,99 l'ho pagato soltanto 9,99, 10 euro, quindi per 10 euro ho detto ma sì, lo prendo, anche se in realtà ho parecchi body ma li ho praticamente quasi tutti neri, quindi ho preferito prenderne uno anche colorato, e ho scelto questo rosa, molto bello, con una scollatura abbastanza pronunciata a V sul seno. Nella parte del seno non è imbottita, però io ho un seno piccolo, quindi non mi dà problemi questa cosa. E poi ho preso un altro body,
un altro body nero, l'ennesimo body nero. Li trovo però molto eleganti da utilizzare anche la sera, magari con dei pantaloncini neri a vita alta, e stanno molto molto bene. Preferisco i body neri con dei pantaloncini neri a vita alta per la sera rispetto ad esempio questo color carne rosa che trovo più indicato per il giorno. Anche questo nero, se non ricordo male, era scontato del 50%, sì esatto, anche questo di base partiva a 19,99, l'ho pagato invece 9,99, 10 euro. È abbastanza simile, questo è leggermente meno scollato sul seno, la scollatura è molto meno pronunciata. Anche questo con un po' di pizzo sul davanti comunque è sempre coprente, mentre invece la parte dietro è leggermente trasparente, però non tanto trasparente come il body rosa, e la parte sotto del body, non so se si riesce a vedere, è completamente nera in tessuto. Anche questo l'ho preso in taglia M. E l'ultima cosa che ho preso da Bershka, però non in saldo, fa parte della collezione nuova, quindi sicuramente potete trovarla ancora, è questa tutina di jeans che appena l'ho vista ho detto no vabbè, la devo provare perché mi piace troppo, e anche indossata mi ha colpito tantissimo, infatti l'ho presa. E questa l'ho presa in taglia XS perché la taglia S restava sulla zona della pancia un po' troppo morbida, invece l'ho preferita più aderente, quindi ho preso la taglia più piccolina. Questa l'ho pagata 24,99. Io adoro le tutine, quindi quando ne trovo una che mi piace e che mi sta bene indossata quasi sempre l'acquisto, perché in estate mi piace un sacco utilizzare un capo singolo, che sia un vestito o una tutina, così non devo perdere troppo tempo a scegliere con cosa abbinare il capo sotto rispetto al capo sopra. Con un pezzo unico invece non ci penso, non ci devo pensare, quindi vado subito a colpo sicuro. E una tutina in jeans mi mancava e quindi l'ho presa. Questa la trovo sia una tutina perfetta da utilizzare durante il giorno con delle sneakers, delle scarpe da ginnastica, ma anche da indossare la sera magari con dei sandali gioiello e una bella collana per rendere il tutto più elegante e più da sera. Davanti comunque fatta in questo modo ha una scollatura abbastanza pronunciata, poi c'è l'elastico in vita che stringe per bene, poi i pantaloncini sono di nuovo belli morbidi come la parte in alto. Dietro invece è così, con questa scollatura, con questa apertura a triangolo sulla schiena, che mi piace molto, non vedo l'ora adesso di indossarla. Poi passo a ASOS, lo shopping che ho fatto su ASOS una settimana fa, mi è arrivato il pacchettino, vi ho mostrato il pacco su Instagram Stories, e in tantissimi mi avete chiesto: Giada, faccio un video, faccio vedere cosa hai comprato, quindi adesso vi faccio vedere tutto quello che ho ordinato su ASOS. La prima cosa che vi mostro è questo vestito azzurro baby, è un colore per quanto riguarda i vestiti che mi mancava, ancora non avevo nessun vestito di questo colore, e quando l'ho visto su ASOS ho detto mamma mia che bello, con l'abbronzatura per questi colori stanno molto molto bene. È un vestito non troppo lungo neanche troppo corto, insomma la perfetta via di mezzo, ma con questo dettaglio sul seno, praticamente c'è questa fascia, indossato sicuramente renderà molto di più, quindi sicuramente ve lo faccio vedere anche indossato. Sul seno c'è questa fascia, questo incrocio, che va insomma a valorizzare maggiormente il vestito, perché sennò sarebbe semplicemente un vestito con le spalle, insomma un vestito senza maniche, ok, molto molto semplice, invece questo dettaglio lo rende molto più particolare. Questo l'ho preso con i saldi e se non ricordo male l'ho pagato 19,90, comunque sicuramente vi lascio il link qua sotto, quindi se vi può interessare potete vedere il prezzo preciso scontato, però se non ricordo male sì, è 18,90 euro, 19 euro, e l'ho preso in taglia 40, se vi può interessare anche voi, se anche voi volete acquistarlo sul sito e siete indecise per la taglia. Io solitamente appunto indosso una taglia S e ho preso una 40 e mi va perfetto. Poi ho preso due paia di scarpe, il primo paio è questo, sono dei sandali gioiello e mi piacciono tanto perché hanno tutte queste pietre molto luminose sul tono dell'argento, e anche il laccetto dietro è argentato. Mi mancavano di questo colore, ho dei sandali gioiello con le pietre chiare, ma con il nastrino argentato ancora no, ce l'ho bianco, ce l'ho color panna, ma argento mi mancava. E quando ho visto questi sandaletti a soltanto 37-38 euro, questi non erano in saldo, ho detto no vabbè li prendo, li ho messi subito nei preferiti. Poi la mia taglia è esaurita, ho dovuto aspettare qualche giorno e poi finalmente è tornata la taglia 38 e subito ho detto ok, lo prendo perché sennò vanno ancora sold out. I sandaletti bassi in generale mi piacciono tutti,
tutti, ma quelli gioiello mi piacciono ancora di più e questi sono veramente dei sandali gioiello ad hoc, perché queste pietre sono veramente bellissime, sono tantissime e indossate mi piacciono un sacco. Sono veramente comodi, questi li ho già utilizzati, li ho già indossati e sono veramente bellissimi, mi piacciono un sacco. Poi ho preso queste scarpe, sono praticamente delle spadrillas, però hanno la suola leggermente più alta, rialzata, quindi vanno a slanciare. C'erano così, quindi maculate, l'unico modello era questo, queste erano scontate, se non ricordo male, e le ho pagate 14,90, 15 euro, e la cosa bella che mi è piaciuta di queste scarpe è che hanno il nastrino da legare intorno alle caviglie con un bel fiocco, e anche queste indossate, ragazzi, sono veramente molto molto belle. Non ho avuto ancora modo di utilizzarle, le ho provate qua a casa un attimo per vedere se il numero andava bene, anche queste le ho prese in taglia 38, inizialmente mi sembrava che stringessero leggermente in punta, poi invece nel tenerle su si sono ammorbidite, e veramente mi piacciono molto proprio perché c'è questo dettaglio sulla caviglia, insomma queste stringhe legate intorno alla caviglia che mi piacciono veramente tanto. Adesso invece vi faccio vedere l'acquisto più bello, la cosa che mi è piaciuta di più tra tutte queste che ho ordinato con quest'ordine, ed è questo vestito. Allora, partiamo subito dal presupposto che è un vestito molto particolare, sicuramente non adatto a tutte le occasioni. Però quando l'ho visto e l'ho trovato in saldo ho detto no, lo devo avere, perché cercavo un genere di vestito fatto così da un bel po' di tempo e finalmente l'ho trovato su Asos. L'ho pagato 38 euro e costava 55 euro, l'ho preso in taglia 40, è un vestito lungo, partiamo dalla parte alta, quindi è a maniche lunghe, le maniche sono tutte trasparenti con queste stelline glitterate bellissime, indossato è meraviglioso, veramente non vedo l'ora di indossarlo, di utilizzarlo, è color carne, davanti a questa scollatura V sempre con tutte queste stelline bianche e ramate, con tutte queste pagliette che fanno un sacco di luce, e dietro invece è fatto in questo modo. C'è questo laccettino da legare dietro al collo, poi c'è questa scollatura meravigliosa che arriva praticamente fino in fondo alla schiena, resta tutta la schiena scoperta. Sapete quanto mi piacciono questi vestiti? E poi c'è praticamente la gonna lunga 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 fino ai piedi, ma la cosa bella di questo vestito, attenzione, è qua, ovvero è un po' come la gonna che ho preso da H&M, quindi la prima parte è un body, vediamo se riesco a farvi vedere, ok, forse ci sono. Praticamente la parte di sopra è attaccata con la parte di sotto, è un body, molto la parte tipo dietro sul sedere è comunque bella coprente, però in sostanza è un body, e poi c'è la gonna tutta trasparente. Ecco perché dico che non è un vestito adatto a tutte le occasioni, perché comunque si vedono tutte le gambe, cioè praticamente è come essere quasi in mutande e avere tutte le gambe scoperte, ma ragazzi, indossato è una cosa meravigliosa, è bellissimo. Era veramente da tanto tempo che cercavo un vestito di questo genere, o comunque un vestito che avesse la gonna completamente trasparente e un body sotto, e quando ho visto questo su Asos mi è piaciuto tantissimo. Poi mi piacciono molto queste stelline che danno un sacco di luce, con la bronzatura poi sta benissimo, è un colore molto bello e sono veramente contentissima di averlo trovato e non vedo l'ora adesso di trovare un'occasione per poterlo indossare. Fatemi sapere se a voi piacciono questi genere di vestiti un po' più particolari, leggermente diversi dai soliti vestiti che si vedono in giro. E niente, vi ho fatto vedere tutte le cosine che ho preso in questo secondo round di shopping con i saldi. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Se avete piacere di farmi sapere quali tra questi capi avete preferito, vi aspetto qua sotto nei commenti. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!